Salve amici di YouTube, benvenuti in questo terzo episodio di Tengu. Ragazzi, mentre che ho 100% di vita, però siccome il destino è talmente crudele, c'era un cane, un lupo che mi stava attaccando, ho dovuto ucciderlo. Ecco. Ah, adesso, dopo 30 anni, per esempio. Ma cosa che si giaccica sull'albero? Ok. Ninja furtivo. Ah, ho capito come si fa. Adesso nessuno potrà farlo. Adesso arriva uno scogliato. Morto. Dai, girati dall'altra parte, che è più facile. Ecco adesso. Fottiti. Ok. Come ho fatto? Così. Allora, qui. Io so perfettamente che mi sto andando a inculare da qualche parte, lo so. Sapevo. Aspetta. Ci sono le testimonianze. Oh cazzo! Già non si potrà mai far vedere. Finché il suo cuore batte forte! Che cosa ho detto, ma epica? Non ho capito, con R1X fa le capriole. Se voglio invece... Ah, guarda che figo, ragazzi. Ma questa non la so. No. Ok, devo andare qua, me lo ricordo. Allora, se voglio mettermi attaccato al muro come prima, così, ok? Cosa sta facendo? Stretching! Ma che cosa? Oh, guardate, non me ne sono accorto. Furtivo. Scusa, Budibu. Devo andare qui. No. Ma non c'è un cazzo in questo buco di merda. Potrebbe essere una strada corretta, perché... Lì c'è il cadavere di prima, quindi... Ragioniamo sul da farsi. Allora, io devo andare in quel cerchio laggiù in fondo. Così, così... Quindi devo andare qui. Ok. Se non sono così tanto cozzone da farmi beccare da quell'idiota che c'è lì. Però sono l'unico che... Come fai a non vedermi? Ma sei cieco! Coglione. Nene, nene, nene. Fottiti. Fantastico. Pizzellos. Ok. Oia. Ah, meno male non è pericoloso. Yeah.
Dritto per questo... Ah, qua ci sono gli arcieri, cazzo, devo correre. Vieni qua. Oh, vaffanculo, arcellone di merda. Cosa fai? Yeah! Faccio la distanza per farlo. Coglione. Guarda. Faccio come nel primo episodio. Dov'è la tua testa? Non la vedo. Vabbè. Succhia. Ok, basta. Andiamo avanti. È chiusa a chiave. Merda. Come facciamo? Sarà una key. Ah, qua c'è il boss. No, c'è non questa... No! Ok, basta. Perché? Perché? Perché è successo? Perché? Non me lo chiedete manco perché. Okay. Ah, mi ricordo che se voi non prendete gli oggetti, vi dà dei bonus, se mi ricordo. Vedete, fa le capriole. Capriole belle. Uccidiamolo di nuovo. Toh, fanculo. Non andrò più su quella porta, ve lo giuro. Cioè, francamente, farmi inculare così da un fottuto porta di merda. Così. Davide disse queste parole e queste parole furono rispettate. Non è vero un cazzo, quindi di nuovo nello stesso punto. Ah, cazzo. Guarda, ho un regalino per te. Come? Ah, beh, certo, non sei stupido. Oh, fatti sotto a chi? Il tuo pizza. Ti fotto in culo adesso. Oh no! Com'è morto? È caduto giù nell'oblio? Cioè... Succhia! Ok, basta. Allora, Grampino, ci servirai. Yeah! Che ninja merdoso. Ragazzi, sapete cosa mi sta avendo voglia di fare? Succhi. Ok, basta. Non so perché mi piace dirlo, ma comunque. E girati dall'altra parte, bastardo. Figlio di puttana. E dai, rigirati dall'altra parte, ti prego. Vabbè, ce la rischiamo. Ma cosa hai fatto? Danza classica? Vabbè, sono domande di cui non avremo mai risposte. Ma voglio riandarci! Basta. Ma io non so dove devo andare, devo andare in quella porta lì. Ah, se vado qui sto tornando indietro. Quindi ragazzi, è logico. Devo andare qui. Giusto? Diamo la freccia. No. Devo andare dove c'è il cadavere allora. Quindi, da queste parti. Quindi. Ah, perfetto. Un braccio? Corri. Corri che lì ci sono. Piace. Oh, cazzo.
Ma che cazzo stai facendo? Ma io sono... No, se continui così non ce la farai mai. Hai una lentezza spropositata. Allora, io dove devo andare? Se si prende un cagante, però che cazzo, anche questa qui c'è un portale. Non me lo fa aprire. Devo andare qui. O devo andare dall'altra parte. Non ne so. Neanche qui. Quindi dove devo andare? Devo andare a destra. O qui. Ho paura, c'è la trappola in questo buco di merda. Allora, in questo qui c'è la trappola. In questa cosa pizzellosa. Non lo so. Ma scusatemi un attimo. Ah, ecco dov'era. Ecco. E adesso? Vabbè, ma non è lì la strada giusta. Devo andare qui. Io quella bomba non la prendo. Me ne sbatto altamente i coglioni della sua bomba del cazzo. Allora. Quella. Quella. Allora, facciamo così. Regoliamoci. Oia. Allora, regoliamoci come sto andando. Ok, sono troppo vicino dal bordo. Quindi vuol dire che la porta è quella. Ma tanto meno male che c'ho il rampino. Mi brucia il culo, mi brucia il culo! Ok. Eccoti qua. Come? Cosa? Chi? Oh, ti ho parato il buco del culo! Oh! Oh! È una mira di merda. Questo è stato culo. Ma sono un ninja comunque. C'è un culo del cazzo, ma è stato fichissimo. Come ricordo che c'era la palla. Dove vuoi andare? Oh merda, c'è anche l'arciere. Ritirata! Ritirata! Quanti cazzo siete? Non va bene, non finisce. Ma vaffanculo! Cosa io devo far fuori quello stronzo e perciò? Questo. Dove ti sei nascosto? Salute! Non lo so neanche io. Non so dove sono, non mi trovo. Oh, cazzo. Salute sana. Ehi! Vaffanculo però. Ehi! Ma dove vai? Dove vai? Dove? Faccio un'inculata pazzesca. Vi ammazzo uno a uno. No. Toh, crepate tutte e due, stronzi. E prendo la pozione. Ah, mi ha fottuto anche l'oggetto. Succhia. Succhia, 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 succhia. Succhia, 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 succhia. Bene. La vendetta è buona. Ok. Oh, dolce, buco, come avete. Sono quanti minuti? 14 minuti. Forse ce la facciamo a battere il boss. Anche se non mi ricordo la faccia. No.
Dove cazzo sto andando? Nessuno dorme? Nessuno vuole dormire? Perfetto! Scommetto che c'è l'ultimo boss. C'è il boss. Quando il gatto non c'è, i topi ballano. E così fa gu. E così balla, e così fa gu. Ma che cazzo? Dammi il tempo. Ma te lasciami il tempo! Non funziona mai questo tocca... E quanti cazzo siete? Oh, oh. E mio Dio! Vuole nuovo amico! Fastidio! No, fanculo! Merda! Mi sta salendo il nervoso! Attaccati! Come lo battevo questo? Ragazzi, questa parte si dividerà sicuramente. Perché ma solo R1 su vicino a un oggetto. Beh, fai con calma. Non mi ricordo manco più la porta qual era quella giusta. Vabbè, non è importante. Destra o sinistra? Quella di destra. Forse quella di destra, quindi quella di destra, magari se poi non quella di sinistra magari mi inculo, ma comunque non niente. Eccoti qua. No, mira di merda. Mi becca. Quanto non è toccato! Ma dai, come fa? Come fa? Rompermi i coglioni. Lasciami in pace e chiedi aiuto al Signore. Potere del grande Dio dell'impotente. Ok, da questa mi posso regolare subito. Dove siamo andati prima? Ah sì, il tipo idiota che si butta. Beh, adesso mi butto io perché siamo un po'. Ciao! Non ci abbiamo visto la sua morte. Beh. Perfetto! È stato un evento. Scusate che non il cronometro, magari lo facciamo in una seconda parte, nel quarto episodio, se mi ricordo. Terzo. Sì, concludiamo qui l'episodio. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Un saluto da Bayon Community. Ciao a tutti!